Soprattutto ragazzi, siamo tornati su Hogwarts Legacy. Quest'oggi ho un ospite con me a registrare. Lei è Bella, creatrice di Shih Tzu. Shih Tzu è una sua creazione, è un personaggio di un gioco di ruolo e quindi ho utilizzato il nome della sua creazione di maga per creare la nostra maga qui su Hogwarts Legacy. L'ultima puntata è finita con il povero samaritano Serpeverde che si è accollato la colpa e a cui molto probabilmente dovremo due favori, il primo per averci portato al reparto proibito, il secondo perché si è preso la colpa. Va bene che sempre i serpeverdi si prendono la colpa, vadano, Sei sicura? vadano. Sì, vadano, Sì, ma è un favore che ha fatto, quindi... vadano. Va bene, gli faremo il favore. Sono convinta che abbia fatto bene ad avere un favore da un sapere. Lei è convinta. Guarda come corre la tua rossa Shih Tzu. Cosa che io non farei mai, che ero ancora così veloce. Vabbè, non sono dettagli. Tutte scale qui a Orsa, scale! Alle scale piace cambiare, ricordatelo, quindi. In questo caso sono solo scale. Proposito però, prima di fare questo, mi sembra che non nell'inventario abbiamo da qualcosa di meglio. Abbiamo qualcosa di più bello, tipo qui. Messaggio al professor Black, non quello che pensavo. Sono Quindi rimasto molto male, no, equipaggiamento. Allora, nuovo, completo, classico, c'è qualcosa di nuovo da poter scegliere? Dobbiamo essere in difesa, perché se no non la possiamo fare. Non possiamo prendere per quale motivo? Uniforme scolastica non ce l'è, impossibile potenziare. E questo si può solo rimuovere. Niente, pensavo di avere qualcosa di più, al massimo possiamo cambiare look. Non abbiamo accessori per la testa, non abbiamo accessori per il collo, non ci abbiamo niente. ho Modifica capito. aspetto. Non mi sento pronta. Perfetti di Hogwarts, ancora non è perfetta lei. Ultima moda vittoriana. Completo delle arti oscure. Quale Prova a comprare per le arti oscure. Comunque è molto. vuoi? Non ha più la gonna ma i pantaloni. E forse sono anche più comodi quando devi combattere. Ok. Mantelle abiti, non credo che noi abbiamo qualcosa, non possiamo potenziare una ceppa. Non abbiamo manco sciarpe né niente, non ce l'abbiamo proprio. Ah no, ce l'abbiamo una sciarpetta. Non credo che faccia caldo. Sciarpa frangiata con lucchetti bosco verde. Verde bosco. Verde, praticamente il verde serve verde. Niente sciarpetta. Ci abbiamo dei guanti? No. Ci abbiamo degli occhiali alla Harry Potter? No. Abbiamo un cappello? No, non abbiamo niente. Posto così. Esce su. Cioè, è Ma è povera. semplice, ma è semplice. Non è povera, è semplice. Dici così perché non sei stata con noi ai negozi. Professor Fig! Sto arrivando, professor Fig! Adesso si arrabbierà perché siamo andati da soli nella cosa proibita. Niente che Harry non abbia mai fatto. Ah, quindi secondo te se lo fa Harry puoi farlo pure tu? Scusami, che è Harry il migliore degli altri solo perché è il prescelto? Non ho capito questa cosa. Perché devo cominciare la missione? Non devo tornare nell'aula del professor... Vabbè. Sì, però c'è scritto che avresti trovato il professor Fig. Io sono tornato nella sua aula.
tribolazione. Porta il libro al professor Fig. E vabbè, bastava di porta il libro, no? Facevi trasformarla in chissà quale missione. Questa è la missione, 11 metri. Ufficio del professore. Sì, i goblin in combutta con Rookwood. Non ha alcun senso. Sì, è a dir poco inusuale. Prof, io il libro te l'ho portato, quindi... Ah, Fig, ci sono visite. Cercherò di scoprire qualcosa. Ah, ma l'hai visto, grazie. Signore, ho ispezionato il reparto proibito mentre era via con il professor Black. Ciò che cercavamo era un libro. Cosa? Ma è... un attimo. Sei entrata nel reparto proibito? Ma come... Ripensandoci, forse è meglio che mi risparmi i dettagli. Forse è meglio. Il libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tutto, ma prima diamo un'occhiata. Vuoi sentire le voci? No. Devo fare l'eco, va bene così. Non vuoi sentire che voce alla tua scienza? A parte che vedi i video. Fate come lei, vi guardate i video. Tutti, mi raccomando. Santi nomi. Sembra che manchino alcune pagine. Qualcuno ha messo le mani sul libro prima di noi. Dovrò accontentarmi di studiare quel che resta. Forse possiamo ancora ricavarci qualcosa di utile, ma servirà tempo. Mi chiedo che ci facesse qui, sotto Hogwarts. Penso di saperlo io. Ho visto altri due ricordi là dove ho trovato il libro. Un altro pensatoio. Per Godric. L'uomo che abbiamo visto poc'anzi, Percival Rackham, insegnava qui. Nel primo ricordo c'erano lui e altri tre professori che usavano la magia antica per salvare un borgo dalla siccità. Miriam aveva ragione. E nel secondo ricordo? Parlavano con una studentessa che aveva iniziato dal quinto anno, come me. Poteva vedere anche lei le tracce della magia. Perché proprio quei ricordi? Magari ce lo spiegherà il libro. Ora dovrò portarlo con me a Londra. Il preside insiste affinché vada a parlare della morte di George direttamente con il ministero. Cosa dirà loro? Cosa dirà loro della morte del signor Osric? Non so quanto possa spingermi a dire. George aveva già provato a convincere il ministero su Ranrock, ma invano. L'istinto mi dice di continuare per la strada che abbiamo preso senza rivelare i dettagli. Ma certo. Non ne sapremo di più. Non c'è altra scelta. Mentre lei non c'è, cercherò informazioni sulle pagine mancanti. Bene. Non trascurare gli studi. Migliori a vista d'occhio con la bacchetta. Ma anche erbologia e pozioni sono importanti. La magia è molto più del solo lancio di incantesimi. C'è l'erbologia e le pozioni. Mentre lei non c'è. Hai fatto un lavoro eccellente. Al mio ritorno mi farai vedere tutto quello che hai imparato. Oh, e non trascurare gli amici. Ti sorprenderà scoprire quanto puoi imparare anche da loro. Ok, avere qualche missione da fare, perché a quanto pare questo ciò che anda così. Riporta il libro, glielo abbiamo riportato il libro. Aspetta, forse devi finire. Vabbè, usciamo dalla stanza e vediamo che succede. Missione completata. Vita completata. Completa le missioni principali. E noi vorremmo completare le missioni, se ce le fate fa. Vivi la tua vita scolastica. Dobbiamo andare sulle altre. Inventario, equipaggiamento, sfide, collezioni, missioni, completa le missioni, completa gli incarichi, ricompensa le ricompensa allo studente, completate. Vabbè, usciamo da qui e vediamo un po' che succede. Allora, mappa. Torniamo. Questo è il villaggio, questo è il castello. Ruota. Biblioteca. Reparto di astronomia.
Alla sud. Torniamo alla scalinata principale. Che ci sta vicino alla scalinata principale? E a me non dispone. Benissimo. Alla grande fiamma disponibile. Alla della torre campanaria. Nessuna fiamma disponibile. Proviamo a uscire da qui e poi vedremo. Ho bisogno di parlare. Una missione disponibile. Incontriamoci a Lower Oxfield appena puoi. Ho notizie su Rookwood e Harlow, ma credo sia meglio discuterne lontano dal castello. Peggiamo posto. Il professor Fig e la professoressa Weasley mi hanno chiesto di insegnarti un ulteriore incantesimo difensivo. Per favore, completa gli incarichi che ti ho assegnato, dopodiché raggiungimi nella mia aula. Io vedo. Allora. Le comunità. Il borgo di Oxfield. Incontrati, noi vorremmo incontrarti. Penso sia la ragazza di Wagadu. Sì, è lei. Che è la scuola di magia stregoneria di qualche paese lontano, sì. Dovrebbe essere africana, tipo. Non ricordo male. E ovviamente ci dobbiamo arrivare a piedi, perché noi non abbiamo una fiamma lì. Lo gioco è tutto corri, vai, fatti i chilometri. Beh, effettivamente la corsa è grande. Ha anche senso che ti faccia fare un sacco di chilometri. Ma ci sono le fiamme per le passaporte, tipo. Sì, ma le passaporte sono sempre un po' così, anche perché bisogna capire se il luogo dove ti ha chiesto di incontrarti è al... Capito, ma se può farci un cammino. Guarda quanti metri si deve fare. Capito, ma per la metropolitana serve comunque un camino. Magari quell'altro non ce l'ha. Non puoi usarlo. Ho pure sbagliato strada, mi sembra giusto. Segui il filo dorato. Sto seguendo il filo dorato. Corri là, corri qua, corri tutto qua. Ta-ta-ta-ta-ta, continua a correre. Vai, così, yeah! Poi si aspettano che fai tutto il percorso, no? Quindi che vai a far parkour sul muro. E di per esempio, se lo sapevo, potevo star qua. E già ho tagliato un sacco di strada. Così difficile come sembra. Arrivando Natti, non ti preoccupare, arriverò! Prima o poi. Prima o poi. Più poi che prima. I chilometri. Cioè, posto tipo a 600 metri, non arriverò mai. Fatta la maratona d'Hogwarts. Ecco perché i stessi sono sempre così in forma, Howard. Dai, che gliela posso fare? Dai, che gliela faccio? In mezzo ai prati? Tutto. Gli scizzo la nuova Ivy. Gli scizzo le caprette ti fanno ciao! No. Paura che se le facessero davvero ciao, sarebbe da preoccuparsi. Le fa di roba buona.
Oddio, considerando che è il mio personaggio. Si fa della bambola. Sì, sarebbe poi tanto strano, Vedi, adesso ho la fiamma per cortire da animali. Intanto mi sono fatto il culo per trovare, capito? Cioè, ti sembra giusto? Pure in salita, vai! eh? No. Vabbè, dai, ringrazio che non sei tu che devi veramente No, correre. ma starà assuda come un cammello, porella. Dopo si fa la doccia. Anche perché con quella palandrana comunque. Non so che quanti gradi siano, ma sembra una bella giornata comunque. Poi fa anche abbastanza caldino. No, è basta settembre, ottobre, inizio l'anno di scuola. Qui sarà settembre. Penso che a scuola da forse cominciava ad agosto, no? No, no, comincia settembre. Fa parkour. Intanto sì. Belli goofy, poco inquietanti. Io metto sopra The Eye of the Tiger, la canzone dei Rocket. Non fa male, non fa male. Dai, Shizu, non fa male. Mi sta Dai, arrivando, dai, sta arrivando. mancano poco più di 200 metri. Parte finale, vai Shizu, non mollare, non mollare. Perché passa in mezzo alle... Non lo so, passa in mezzo a tutto, è in mezzo alla terra, in mezzo alla vegetazione, in mezzo alle Sì, io poi scale. me la vedo proprio a fare le scale così di corsa. Col tacchetto, vai, Sì, tra l'altro. addirittura senza scivolare. È quello un po' strano. E poi so dei gradoni alti una cifra, ma lei ce la fa. Dovrebbe essere la capanna di Hagrid. Le galline. Meglio indagare. Meglio indagare Sulla capanna, forse. a chi? Vabbè, lo sapremo quando sarà. Cioè, non so, ma potevamo vedersi direttamente a Londra. Ah, è un vero piacere vederti. E per me mica tanto. Una maratona. Ciao Natti, come stai? Spero tu ti sia ripresa dalla nostra movimentata gita a Hogsmeade. Sto bene, ma sono preoccupata per te. Con Ranrok, Rookwood e Harlow tutti a darti la caccia. In questo momento sto bene. All'epoca non ne abbiamo parlato, ma spero che ora mi rivelerai perché ti stavano cercando. Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. È quella magia che hai usato contro i troll a Hogsmeade? Credo di sì. Sto ancora imparando. Ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambe. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Quel giorno a Hogsmeade ho capito una cosa. Hai mostrato grande coraggio nell'affrontare quel troll. E Siruna non si è lasciata intimidire da Rookwood e Harlow. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui Ma da immobile a Belè. lasciarli distruggere la mia nuova casa. Bene. Rookwood e Harlow sono pericolosi. E il fatto che siano pure in combutta con Ranrok, beh. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow? Le ho parlato, è stata gentile, ma forse comprensibilmente non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo, ricorda, se ti servo, sono qui.
Grazie, Natti. Nel senso che se ci serve a tipo 800 km. Sì, esatto. No, ma che giustamente ci sono. Però adesso abbiamo la cosa per arrivarci. Sono gli Auror, ci sono, però Ma che devono essere succede studentesse qui? a fare. Come su Hogwarts Mystery, uguale. Ci sono i professori, tutti quelli che fanno le varie cose, però sono gli studenti che fanno le missioni e che cercano informazioni. Quando andavo a scuola, nemmeno Revelli è mai bastato a rivelare il fascino Io qui nascosto. non vedo forzieri, dove sarebbero i forzieri? Qua che non ne Nessuno dal cuore vedo. peloso Ehi, avanzerebbe mappa fino dice lassù. forzieri, dove stanno i forzieri? Odioso e Mai stupefaccio, avrei creduto che i combinati seguaci assieme di dalle Ranrok si sarebbero spinti a tanto. Entri in acqua? Chiedo No, scusa, ma parlo. va tutto bene? Ah, non direi. Ho appena perso tutte le mie merci e per poco la vita. Ti conviene cercare un altro mercante? Io non ho nulla da vendere. Ah, non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrok e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato. Ranrok non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Torino. Sei un pittore? Farei prima quella, questa cosa ci lascia in Quelli passato. di Ranrok ti hanno mai attaccato in questo modo? È da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliano sia la violenza. Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrok diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrok pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì, è la mia vocazione, anche se molti la ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi Quindi tutti i sono miei quelli familiari lavorano con i di solito. metalli o alla Gringot. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrok non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti, puoi starne certo. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Ah, comunque, hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. È stato un piacere conoscerti, anche se avrei preferito farlo in circostanze migliori. Volevo essere Paoli, cosa? Ma io qui non vedo niente. Vai all'accampamento dei Goblin. Andiamo all'accampamento dei Goblin. Questo. Che vendi tu? Salve, signore. Cosa vende qui? Salve, io sono Jalal Semi e questo è il mio negozio di pozioni. Posso rispondere a qualsiasi domanda sul borgo. Di che si parla in paese? C'è qualche voce qui in giro in paese? Avrai notato che c'è una certa rivalità con Upper Oxfield. A me interessa poco, ma la nostra è comunque la migliore delle due Oxfield e anche migliore di molti altri posti. Molto interessante. Che cosa c'è in vendita? Con cosa posso aiutarti oggi? Non abbiamo soldi per prendere niente, vedi, sul fatto che diciamo che eravamo poveri. Siamo effettivamente poveri. Spero di rivederti presto. Arrivederci. Veloce, andiamo verso Dopo quello che l'accampamento. Ranrok ha Comunque fatto, sono le sempre a battaglie Goblin hanno chilometri e ridotto. chilometri di Ciò che è distanza. successo ad Arne non dovrebbe sorprendermi. Andremo a farci del male. Oh sì. Molto Che probabile. non è che hai proprio tantissimi incantesimi al tuo arco. Le fiamme, Ok. volendo posso cambiare qualcosa, Vabbè, al tipo. massimo dai fuoco a tutto, dai, sempre la soluzione. Tipo per esempio adesso
L'humus non ci serve a niente, magari ci sarebbe più adatto Arcio accio. sicuramente sì per i carretti, ma poi comunque in teoria una volta trovati i carretti dovrebbero dirti loro l'incantesimo da lanciare per rimandarlo dai goblin. Mettiamo accio, nostra difesa. In più ci abbiamo. Le bacchette dei nemici o l'accio? Accio Abbiamo bacchetta. levioso. Abbiamo levioso, non leviosa. No, è leviosa. Abbiamo levioso noi. No, levioso non esiste, è leviosa. E non leviosa. Levioso. L'hanno tradotto così. Sì, spero sia un errore di traduzione e non sia veramente che pensano che l'incanto si chiami levioso. Non pronuncia levioso. Però so stai soffrendo. Sì, tanto. Perché c'è un'intera scena in Harry Potter 1 dove c'è Ron che fa Wingardium Leviosa e fa così con la bacchetta e c'è Hermione che fa no, fermo, fermo, fermo. Dopo le rovine, sono sulla E strada dopo giusta. dice è Leviosa, non Leviosa. Sì, ma vorrei capire chi ci ha attaccato, onestamente, perché non l'ho capito. Tiratore d'oro. Hanno sparato. Eccolo. Seguite i ragni, seguite i ragni. Sconfitto i ragni. Evviva. Che ci mancavano solo i ragni, ma giusto? Sì. Secondo anno. Ci sono già abbastanza problemi. Le acromantole. Tanti ricordi. Un accampamento deve essere questo. E qua c'è guerriero, devi combatterci. E capissi dov'è? Ah, Eccola. Stella! Allora, visto che stai lì. Guarda che smettila! Prego! Smettila! Combatti! Ho detto combatti! Perché tirarla per le lunghe? Non farci l'abitudine! E non ce n'è neanche. E tu che vuoi dire alla mia lunga? Che io sto tanto tranquillo! Miserabile Miserabili. No! Questa la pagherai cara! È molto dolce! Soldi, ok. Quindi, torniamo a noi. Queste 6 dollari, 6 monete. monete d'oro, sì. Anche I galeoni, come vedi al termine. l'accampamento. Libera i carretti dall'accampamento. Allora, visto che dobbiamo liberare i cosi, direi che il migliore incantesimo è. Sembra ci sia più di un modo per entrare. E diventa invisibile. Arthur si pentirà di non essersi unito a noi. Se non cambia idea la stanca, diventerà lo zimbello di tutti. Ruba un dardo da un tiratore di Dimenticheremo seguaci. ciò che avremmo dovuto subire quel traditore, Arthur, quando gli abbiamo preso il cane. Faccia scena in guai ci siamo cacciati di molto nei guai. Ti prenderò. Devo soltanto prendere un bacio. Perché non riesco a colpirti? Ma sì. Ti spezzerò la bacchetta e il collo.
Pace, finché non ti avrò ucciso. Hai 30, non scusa. Anche ne ho da sconfiggere? 30, ma hai scritto 24 su 30. Dai alle fiamme l'accampamento. Perché tirarla per le lunghe? Non puoi fermarsi. Non farci l'abitudine. Guarda che abbiamo rotto un pochino le palle. Questa la paverai. Le cose si mettono male per me. Poteva magia antica, ci piace. Sconfiggere il mio con la magia antica, neanche perché non devi sconfiggere un altro. Leggeroso mi fa un colpo al cuore. Lo so, non morire. Non avrò pace finché non ti avrò ucciso. Ma perché mi vuoi uccidere? Sono tanto carina, tanto simpatica. Sapessi come sta cambiando il mese. Cioè, mi sei costato. Mi sei costato tutte ste cose. Vendicherò la tua morte. Ma ancora non sono finiti. No, non credo, o forse sì. Dove cavolo stai? Che da questa che parte sta? Lì. Ma come è che puoi usare la magia antica? E quando te lo dico? Credi davvero di riuscire a battermi? Ecco, devi prendere un dardo se voce di ragione. Niente male, non c'è che dire. Ora liberiamo i carretti di Arne. Liberiamo i carretti, dove stanno sti carretti? Ho scritto lì, hai il 15, qua vicino, lì. Lì saranno lì dietro il cancello. Incantesimo, i carretti stanno tornando da Arne. Ce ne possiamo tornare? Sì, perché i carretti sono stati riportati al proprietario. Vedi che vanno da soli? Mi date uno strappo? Io speravo in uno strappo.
Cioè, ma qui arriva gente, io lo so, vabbè. Dai. Tutta sta gente mo' arrivata perché io mi sono fatto tutto il culo, ammazzato certo, tutta casa, è certo. Tutto giusto. Perché avrebbe dovuto arrivare prima? Non ha senso. Accomandola. Arriverebbe la ragna che su mai. Mi ha fatti fuori due. Yeah. Troppo questa battaglia. Oh diavolo, è Astra, pensa che... No, no, no. Sto dando certe indicazioni qui. Ma sei in mezzo a un bosco, cosa pretendi? Un segnale, una cosa chiara, cioè. Meno di 200 metri. Tanto corro io. Non vedi che sudo? Ah, sì. Sto sudando? Sì, sì, stai proprio sudando. C'è qui che c'è, qui che c'è, che passo la caglia, qui cerca. Soldi! Yay! Siamo comunque poveri. Meglio sei povero. In teoria sono io che muovo, ma sei tu che stai correndo. Così nella vita, anche nel gioco. Sei tu che stai correndo. Sappilo. Infatti vedi che sto sudando. Vedo proprio le gocce intense di sudore. Levioso. Mi fai male al cuore dicendo levioso. Lo dice il gioco, non lo dico io. No. Non la accetto. Rieccoci, zio! Bella, zio! Per le mie merci. Arn, ho buone notizie. I carretti stanno tornando. Io non so davvero che dire. Ormai avevo quasi perso la speranza di ritrovare le mie cose. I seguaci di Runrock mi considerano uno sciocco perché credo nella bontà della stirpe magica, ma ora so di aver ragione. Non è stato un problema. Ma sì, tiriamocela. Sono lieto che tu stia bene. Oh, non vedo l'ora di riavere le mie cose, specialmente i miei colori. Io non faccio i soldi, visto che sei un uomo. Mi ha ispirato. Sono anni che ho a che fare con streghe e maghi e siamo sempre andati molto d'accordo. Quindi che c'è il mio prossimo dipinto sarà un tributo a quanto di buono c'è tra noi. Ci farò un sarebbe fantastico. Bella idea, Arn. Ti auguro di riuscirci. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie ancora per tutto ciò che hai fatto. Ci abbiamo guadagnato niente. Ti auguro il meglio. Appena arriveranno i miei carretti, ti mostrerò le mie merci. Ok, quindi niente. Io qui non vedo cose, però qui dice che ci sono le cose da... Io li vedo. Non vedo cosa da prendere. No. Ma sì, distruggiamo cose a caso. Sì. Tanto. Ma, ok. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare. Poi faremo le altre cose. Dai, sostanzialmente hai salvato i carretti di uno... Yeah! Un elfo? No, goblin. Di un goblin? Goblin, hai sterminato altri goblin? Hai parlato con quella che te vuole portare in mezzo ai guai? Diceva che come Shitsu hai una carriera completa. Sì, beh, non è che cambia molto dal personaggio effettivo. Cioè, comunque... Sì, effettivamente anche il tuo personaggio si infila nei guai, sì. Sì, sì. Ok, ragazzi, io e Bea, che è stata mia ospite per questo video, vi salutiamo. Ciao. La rivedrete sicuramente in altri video. E niente, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo mercoledì.